E secondo ha già chiuso la porta dietro di sé e non si fa più vedere. Questa mattina ho sognato ancora te. Eravamo seduti l'uno accanto. Non in collera, amichevolmente. Io ero molto infelice. Non perché mi respingevi, ma per me che ti trattavo come una donna muta qualunque e non facendo attenzione alla voce che veniva da te e